Buongiorno a tutti. Continuiamo percorrendo una ormai consolidata tradizione on web, la pubblicazione di contributi divulgativi sulla storia del nostro Monferrato. E quello di oggi è il primo di una serie di appuntamenti di semplice quanto competente lettura dei primi scritti che il grande poeta Giosuè Carducci fece trattando delle origini del Monferrato e della dinastia degli Aleramici. Queste pagine sono tratte dal libro Cavalleria ed Umanesimo, che Carducci pubblicò nel 1883 e sono contenuti nel volume Carducci e gli Aleramici di Monferrato, edito dal compianto Roberto Maestri nel 2009. Che si appassionò all'attenzione che il poeta diresse sul Monferrato, proponendosi come inaspettato storico del nostro territorio. E questo volume, per chi volesse acquistarlo, è disponibile presso la biblioteca del Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato, a fronte di un modesto contributo spese. Quindi con il proposito di far conoscere anche questo aspetto poco noto del poeta, rilasciamo una prima parte del contenuto di questi scritti, avvalendoci di un nuovo amico del nostro circolo culturale, Fabrizio Cubadda, che non è un amico qualunque. Nel 1986 vince il concorso per accedere al corso attori presso la Civica Scuola d'Arte Drammatica del Piccolo Teatro di Milano, dove si cimenta dal teatro classico di Shakespeare alla tragedia greca al teatro contemporaneo inglese. In TV partecipa con Nino Castelnuovo alla trasmissione Lo specchio della vita. Al cinema partecipa sia come attore che come segretario di edizione nel film Basta ci faccio un film di Luciano Emmer, che fu presentato fuori concorso al Festival del Cinema di Venezia. Oggi è attivo membro di alcune compagnie teatrali, tanto di cappello, liberi dagli stereotipi, e del gruppo teatrale napoletano Canovacci e Fantasia, che operano nel Novarese. La sua voce, calda e ferma, ci accompagnerà in questo primo viaggio. Buon ascolto. La tradizione sulle origini dei Marchesi del Monferrato la raccolsero prima per iscritto due monaci dell'Ordine dei Predicatori, Galvano Fiamma, milanese, morto nel 1340, nel Chronicon Matusi, e Jacopo Belingeri, d'Acqui, nella Imago Mundi, finita di compilare poco dopo il 1334. Nel 1394 e 95, Tommaso III, Marchese di Saluzzo, battuto a Mamastrolo da Amedeo di Savoia, principe d'Acaia, con cui aveva guerra per il dominio di Carmagnola, Revello e Racconigi, fu prigione del vincitore e, a conforto della prigionia, componeva di prosa e verso francese un romanzo allegorico d'un viaggio nei regni di amore, di fortuna e di conoscenza, introducendo spettatrici di una battaglia tra gli amanti e i gelosi del regno d'amore, le più famose donne del tempo, antico e del nuovo, né pigliava occasione a rinarrare con variazioni dal racconto del frate d'Acque e con rifioriture di cavalleria le avventure e gli amori di Alasia e di Aleramo, onde germinarono i signori di Monferrato e di Saluzzo. Circa gli stessi anni, cioè fra il 1389 e il 1402, toccava di queste avventure con intenzioni più storiche e genealogiche un Giovanni de Mussi da Piacenza nel suo Chronicon Placentinum, e nella prima metà del secolo XV Gioffredo della Chiesa, autore della Cronaca di Saluzzo,
le descriveva in un volgare quasi piemontese. Nei primordi del Rinascimento, il racconto aleranico passò anche nella poesia latina, che allora invaleva. Un Antonio Astigiano, nato nel 1412, già scolare di oratoria e poetica in Pavia, poi maestro di lettere in Asti e primo ducal segretario, come si qualificava da sé, di Carlo d'Orléans, il poeta di ballate francesi, che recuperò quella eredità viscontea nel 1447 e cantava, diremo così, aleramo ed alasia nei suoi libri elegiaci De varietate fortune, che sono un epitome delle vicende di Asti. Più tardi ritesseva con qualche altra varietà l'amoroso racconto Un compilatore di storia universale, ove le favole classiche si abbracciano con le leggende del Medioevo, fra Jacopo Filippi dei Foresti da Bergamo, nato nel 1443, nel supplemento Chronicorum, edito per la prima volta in Venezia nell'anno 1483. La storia di Aleramo e di Alasia, chi riprendesse a contarla coi sentimenti e i colori del buon latino delle leggende, dei chiostri e col bel francese dei romanzi e dei corti, e potendo col bellissimo italiano dei vecchi novellieri, suonerebbe pressappoco così. Fu un gentiluomo di Sassonia, chi dice un marchese e chi propriamente un duca discendente da Vitichindo, e alcuno lo chiama Aldeprando, il quale, non avendo ancora figlioli dalla donna che era gli stata data compagna, così di costumi come di nobiltà, fece voto, se Dio gli concedeva grazia di prole, andar di pellegrinaggio, chi dice a Roma e chi a San Giacomo di Galizia, lui e la donna. Ottenuta la grazia, il Signore con la moglie incinta si misero in cammino. Ciò fu, secondo Jacopo d'Acqui, nell'anno 934, e cavalcando con bella e onorevole compagnia, arrivarono nella contea e diocesi di Acqui, ove tra la Bormida e l'Orba, presso a confluire del Po, sta Sezzè, luogo d'antico nome romano, Sexantum, nel quale Liutprando, re dei Longobardi, aveva fondato nel 772 la chiesa di Santa Giustina, allora nobile e buon castello tenuto da uomini che avevano dominio all'intorno. Quivi la donna, non potendo, grossa com'era, durare più oltre l'ambascia del lungo cammino, si fermò e, sovrappresa dalle doglie, partorì un figliol maschio bellissimo, a cui i signori del luogo, tenendolo a battesimo, misero nome Aleramo, con dire al padre: Dio del tuo pellegrinaggio ti ha dato tale allegrezza. Però nel volgar piemontese antico Aler suona allegro. Passato che fu un mese, i due genitori pensarono di proseguire il pellegrinaggio a soddisfazione del voto e lasciarono il figlioletto con una balia di sua lingua, raccontando ai signori del luogo di riprenderlo nel ritorno. E andarono le soglie di apostoli in Roma e Compostela, ma nel ritorno, malignità di natura o reità di uomini che fosse, vennero a morte. E nessuno ricercò più del fanciullo, e anche la balia sassone, indi, a 3 anni, morì. Ma tanta era la graziosa avvenenza di lui e tale in tutti la pietà del nobil sangue del caso, che il comune di Sezzè lo volle allevare del suo, e i signori del castello lo ebbero in luogo di figlio, e quando toccò i 15 anni, alcuni di loro lo corredò suo scudiero. Non mai natura aveva formato creatura più bella, né meglio in vista manifestasse l'alto lignaggio, e allevato con buoni insegnamenti ed esempi, cresceva anche egregio di virtù e di costumi. Bene,
siamo giunti alla conclusione della prima parte della lettura degli scritti di Giosuè Carducci sulle origini del Monferrato. Ci auguriamo che l'ascolto sia stato piacevole e abbia instillato in voi il seme della curiosità e dell'approfondimento sul tema e più in generale sulla storia del nostro Monferrato. Vi ringrazio per aver condiviso con noi questo momento e vi do appuntamento alla seconda parte che sarà presto pubblicata. Buona giornata a tutti!